La seduta è aperta. Invito il deputato segretario a dare lettura del processo verbale della seduta precedente. Processo verbale della seduta del 20 ottobre 2015, Presidenza Baldelli, Boldrini, Giachetti. La seduta comincia alle 10 con l'approvazione del processo verbale della seduta del 16 ottobre 2015. Il Presidente dà conto delle missioni e la deputata Mioto, segretaria di Presidenza, dà lettura del sunto delle petizioni pervenute. Si passa allo svolgimento di un'interpellanza e di interrogazione alle quali rispondono i sottosegretari Cassano e Castiglione. Intervengono i deputati Patrizia Maestri, Russo e Burtone. La seduta è sospesa alle 14, alle 10.40 e ripresa alle 12. Decorsi i termini regolamentari di preavviso, si passa all'esame delle questioni pregiudiziali per motivi di costituzionalità. Fico numero 1, Caparini numero 2, Brunetta numero 3, Panarali numero 4 e Rampelli numero 5, riferite al disegno di legge numero 3272, che sono respinte dall'Assemblea dopo interventi dei deputati Nesci, Borghese, Palese, Francobordo, Rampelli, Fava, Buttiglione e Rampi. La seduta è sospesa alle 13.25 e ripresa alle 15.10. Il Presidente dà nuovamente conto delle missioni e passa all'esame degli articoli del disegno di legge numero 3272. Intervengono per richiamo a regolamento il deputato Crippa, a cui rende precisazioni il Presidente, sull'ordine dei lavori i deputati Fico e Caparini, ai quali rende precisazioni il Presidente. La Camera, previa dichiarazione di voto, approva l'articolo 1, dopo aver respinto tutte le proposte emendative poste in votazione ad esso riferite. Dopo una breve sospensione della seduta, la Camera, respinte le restanti proposte di modifica poste in votazione fino all'emendamento 2.312 e accantonato l'emendamento 2.99, approva l'emendamento 2.800. Secondo le intese intercorse, il Presidente rinvia il seguito del dibattito alla seduta successiva. Nel corso dell'esame del provvedimento sono intervenuti i relatori per la maggioranza Bonaccorsi per la 7a Commissione e Pelufo per la 9a Commissione. Il relatore di minoranza Fico, il sottosegretario Giacomelli, nonché i deputati Pannarale, Vacca, Caparini, Simone Valente, Duva, Brunetta, Liuzzi, Lainati, Corsaro, Nuti, Dall'Osso, Brescia, Ottobre, Giancarlo Giordano, Francobordo, Bianconi, Capezzone, Altieri, Fraccaro, Nesci, Toninelli, Di Benedetto, Dinca, Cecconi, Villarosa, Alberti, Marzana, Casu, Cominardi, Di Battista, Dieni, Bonafede, Massimiliano Bernini, Frusone, De Lorenzis, Gallinella, Crippa, L'Abbate, De Rosa, Tripiedi, Parentela, Baroni, Palese, Buttiglione e Luigi Di Maio. Sono altresì intervenuti sull'ordine dei lavori i deputati Caparini, Scotto, Vico e Vacca, ai quali ha reso le precisazioni il Presidente. Intervengono infine sull'ordine dei lavori la deputata Capozzolo, nonché i deputati Villarosa, Fraccaro e Mannino, ai quali rende precisazioni il Presidente. Intervengono altresì sull'ordine dei lavori i deputati Luigi Di Maio, al quale rende precisazioni il Presidente, Giancarlo Giordano, Ottobre e Palese, nonché per sollecitare lo svolgimento di propri atti di sindacato ispettivo, il deputato Pili e la deputata Di Benedetto, alle quali rende precisazioni il Presidente. La seduta termina alle 20.05 con la lettura dell'ordine del giorno della seduta del 21 ottobre 2015 con inizio alle 10. Grazie, se non vi sono osservazioni, il processo verbale si intende approvato. Comunico che ai sensi dell'articolo 46,2 del regolamento i deputati Alfreider, Baldelli, Bergamini, Michele Bordo, Brunetta, Caparini, D'Agostino, De Mita, Dell'Ai, Di Lello, Ferrara, Fico, Gregorio Fontana, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Mazziotti di Celso, Mongello, Piccoli Nardelli, Pisicchio, Portas, Realacci, Rosato, Sanga, Sani, Speranza, Tabacci, Tofalo, Valeria Valente, Villecco Callipari sono in missione a decorrere dalla seduta odierna. I deputati in missione sono complessivamente 105, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza che sarà pubblicato nell'allegato A al resoconto della seduta odierna. Poiché nel corso della seduta potranno aver luogo votazioni mediante procedimento elettronico, decorrono da questo momento i termini di preavviso di 5 e 20 minuti previsti dall'articolo 49,5 del regolamento. Sospendo pertanto la seduta che riprenderà alle ore 10:25. La seduta è sospesa.